Buonasera, buonasera e buonasera. E magari stasera vi beccate tutti e tre, buonasera, magari anche il quarto. Come state? Tutto bene? Allora, è tornato il sole, oggi c'era ancora un po' più di gente in giro, in negozio, ho visto qualche persona, quindi ho un po', diciamo, ci stiamo avviando velocemente, velocemente almeno ad un'idea di fase 2 di non si sa quante, di una, di due, di tre, quattro, dieci, venti, mille, non lo sappiamo perché sarà sicuramente una corsa ostacoli, però noi ci siamo, siamo qui e siamo arrivati alla 23ª puntata di Radiottica. Stasera siamo international. Quindi non perdo tempo, vi racconterò subito l'ospite, anzi gli ospiti, perché sono ben due, fra un attimo, ma prima ovviamente lancio la sigla. Eccoci, allora, i nostri ospiti stasera sono 6 ore da avanti rispetto a noi, quindi da loro è mezzanotte e mezza, loro sono ad Hong Kong. Parliamo di Carolyn Abram e Gianluca Gualandi. Allora, Carolyn Abram, è una bellissima donna francese che, nata a Parigi, figlia di un ottico e un oculista, quindi nell'ambito della visione, della vista degli occhiali da quando era bambina, e la sua passione nasce proprio nei negozi di famiglia, dove diciamo, l'idea del negozio indipendente o comunque che aveva dei prodotti un po' particolari nasce già intorno agli anni 90. Quindi lei muove praticamente i primi passi sempre in questi in ambiti diciamo con un respiro insomma, nell'occhialeria un po' termine che non ci piace, ma comunque negli anni 90 era veramente così, cioè di nicchia, e lei inizia a disegnare, a pensare degli oggetti che inizialmente non vuole siano occhiali, perché dice, avevo un rispetto talmente grande per i marchi indipendenti che io vedevo nel negozio che non volevo andare quasi a modificarli perché erano perfetti. E allora ha iniziato dalle catenelle, i fasamano e ha creato praticamente una linea che da subito, dal suo primo silmo, che è stato il 2004, ha avuto un grande riscontro, un grande successo. Poi c'è stato praticamente un incontro con Gianluca Gualandi, un ottico bolognese. C'è stato un incontro nella vita e poi anche nel lavoro che ha portato poi alla creazione della prima collezione del 2008 di Carolyn Abram, che è stata un'esplosione di femminilità. Il Cat Eye era l'occhiale preferito e distintivo, diciamo, della sua idea di occhiale, quindi ha creato una collezione con 12 pezzi. Sì, tutti con la forma Cat Eye, molto femminile. La sensualità è una cifra di Carolina, delle collezioni di Carolyn Abram. E nel 2016 nasce anche una collezione maschile, però di Gianluca Gualandi, Talla Eyewear, che va ad incidere un po' su quello che è la parte maschile, ovviamente, nell'ambito eyewear. Lavorano in sinergia, mantenendo comunque due marchi separati, ma che comunque trovano quell'equilibrio che si è creato anche e quell'intesa che si è creata anche tra di loro. Questo è per fare un veloce riassunto e presentarvi i nostri ospiti, ma ovviamente ne parleremo con loro. Prima di chiamarli, però, vediamoci un bellissimo video che riassume e sintetizza e combina Carolyn Abram e Talla Eyewear. Video. Thank you.
Caroline Abram. Bello, quanto colore, quanta freschezza. Ecco, quindi vi dirò poche parole che conosco in francese, dirò «Je suis très honoré de vous avoir ici» e quindi chiamo Gianluca Gualandi e Caroline Abram. Buonasera! 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 Buonasera. Come state? Che francese, wow! Ho sciorinato l'unica cosa che so. A parte Jessica Trondeneuve, che è l'unica cosa che sanno gli italiani. Basta, almeno. Buonasera, molto, molto felice, contenta e onorata di avervi, di conoscervi, perché è stata un'occasione per, anche per conoscervi. E quindi io direi, vi ho fatto, avete visto, una piccola introduzione, cercando di mescolare un po' i vostri mondi che si sono mescolati veramente. Penso che abbia detto tutto, possiamo andarci. Sai? No, è che mi piace raccontare le persone dietro le cose, ed è stato bello scoprire le persone, insomma, dietro, conoscervi. Prima di arrivare poi alla fine agli occhiali, quindi mi sono un po' lasciata andare, ho detto un po' di cose, però ovviamente le vogliamo sentire da voi. Io direi, per iniziare, ci concentriamo su Caroline, la sua storia che parte, no, da Parigi, quindi ti lascio la scena, Caroline, per raccontarci un po' la tua storia fino ovviamente ai nostri giorni. Caroline. Sì, che un piacere. Ma, il mio italiano è lo che è, ok? Farò molti, faccio lo molto che posso. Il mio francese. Ma parla benissimo, non è vero. Voilà. Dice sempre così, ma poi invece è bravissimo. Allora, come hai detto, sono nata di una famiglia dentro, che è già dentro gli occhi. Ovviamente ho lavorato quando ero bambina nel negozio a sistemare i prodotti di contatti, le scatole, le cose varie, così per aiutare mia mamma, che mi piaceva essere dentro il negozio. Ma la mia passione è sempre stata l'arte, come l'idea di fabbricare delle cose in legno, in pietra, disegnare, facevo molto ceramica, è stato sempre da bambina una cosa che era la mia passione. Ho cominciato, avevo, non so, 5 anni a fare la ceramica, una cosa che penso che anche lì la passione per la creazione. Allora, ho fatto delle studie abbastanza
normale, scientifiche, più matematica, fisica, cose varie così. E dopo, come non sapevo che cosa fare, che poteva interessarmi, che non fosse nell'arte, perché mia mamma voleva che facesse una cosa un po' seria, ho detto, ora faccio ottica. Okay. Così sono solo 2 anni e dopo posso andare a fare cose mie. Ok? Sì. Allora ho fatto questo e dopo mia mamma mi ha detto, sai, così fresco nella tua testa, sarebbe un peccato da non lavorare un po' nel negozio, perché così lavori un po' che hai studiato. No, beh, io voglio fare della ceramica. No, ok. Lo farai alla sera, ok. Allora vado a lavorare nel negozio, così per 2 anni mi sentivo un po' prigioniera lì, perché avevo proprio bisogno di esprimermi, sì. Mm-hmm. E allora come mio papà vive al Senegal, andavo spesso e lì fabbricavo delle perline, delle perle di legno o di argento, yeah. E facevo delle bijoux per me, delle collane, delle orecchine, o disegnavo dei vestiti. Ho cominciato così solo per me, per divertirmi, quando ero di vacanze da mio papà, e ho pensato, perché non fare delle catenelle per le mie clienti al negozio, perché non avevo delle belle catene, non sapevo, io compravo gli occhiali e volevo abbinarli e fare una cosa un po' speciale per loro. Ho cominciato così, a fare durante le mie vacanze, a creare queste bijoux. E come ero la buyer, tutti i rappresentanti mi vedevano, è carino, e uno è venuto da me e mi ha detto, senti, io sono sicura che... sei sicuro da conoscere qualche cliente per te, se vuoi ti presento, ma all'epoca, non so se conoscete, c'è Printemps e Bon Marché, che sono delle gallerie di, come si chiama, dei grandi magazzini, sì. Come on dit, grandi magazzini? Bon. Grandi magazzini. Ok, grandi magazzini. Okay. Se vuoi, vai e ti presento e puoi andare a mostrarli. Oh, ok, bene. Perché no? Allora vado con la mia valigetta, così, con 3 catenelle. Ha piaciuto e dopo mi sono ritrovata un po' con dei problemi, perché dovevo infilare e creare tutte le perline e infilarle me stessa. Ho fatto così e ho detto, boom, devo andare di vacanze perché devo fabbricare tutto questo. Allora ero nel giardino di mio papà a Senegal, quando ho cominciato così, e sono delle donne che mi hanno visto, mi hanno detto, posso aiutare, posso venire, sì, e ci siamo ritrovati 10 nel giardino di mio papà. E così che è cominciato, quando mio papà mi ha detto, basta, tu devi organizzare, prenditi un spazio, fai qualcosa, perché io ho 10 donne tutti i giorni a chiacchierare, a infilare le perle, io ne ho... Ma allora... Bellissima, Caroline, alla fine la manualità, la creatività ti ha portato cioè sei partita da quell'idea e lì sei arrivata, insomma. Sì, io spiego tutto questo per dire che tutto questo percorso è un percorso che tu non hai una idea da dove vai. Io ho fatto questo per fare 2 catenelle, dopo ne ho fatto 10 e 100, e poco a poco non ho potuto farli me, allora ho fatto con delle altre donne, dopo ho aperto un workshop e ogni anno ha cresciuto un po', così mano a mano che vendevo quando hai fatto ci racconti un po' il 2004, quando hai fatto il primo Silmo, la reazione dei tuoi prodotti? Sì, è che è dal 1998, una cosa, sì. Ho fatto il mio primo Silmo, perché mi hanno detto, è carino quello che fai, vieni, ti do 2 metri quadri.
di tubo, perché no? 2 metri quadri, c'era solo il posto per me e 3 catenelle, no? Era un quadrettino così, e ha cominciato così, ha piaciuto, la gente è venuta, mi ha detto oh, voglio questo, questo, dopo era sempre un appuntamento ogni Silmo e dopo il Mido e dopo New York e ogni anno questa cadenza, e è cresciuto così, e ho creato anche le fasa mano, piccoline collane di lettura, e così che se siamo sì, questo oggetto, piccolo oggetto qui. Guarda Frank, che belle cose. Benissimo, ah. Io qua sono amante. E allora è così che ho conosciuto questo qui, perché questo qua. Ecco, mi sono confusa, perché il 98 è iniziato, il 2004 che invece è stato l'anno, diciamo, dell'incontro, no? Dove vi siete conosciuti, no? Al Silmo, sì, del 2004. Esatto. Sì. E allora veniva a comprarmi le catenelle e mi ha incatenato. E lo ha incatenato. Ci racconti un po' tu, Gianluca, magari da questo momento in poi, perché poi il percorso da, diciamo, dagli accessori ad arrivare poi ad una vera collezione di occhiali l'avete fatto insieme sostanzialmente, o comunque nel momento in cui vi siete conosciuti. Gianluca va a spiegare, ma c'è anche il fatto che quando ci siamo conosciuti, lui, anche lui, le catenelle, non è che come è venuto, ha lasciato la sua vita per me, la vita che aveva in Italia, è venuto a vivere a Parigi, doveva anche fare delle cose, le catenelle non era proprio il suo. Senti, ti faccio un piccolo aneddoto sul fatto della catenella. Una volta gli dissi, guarda, le tue catenelle sono bellissime, sono in assoluto le più belle che ci sono sul mercato. Aspetta, la notte prima del video. Vedi che io non dico niente, perché non posso parlare. Cioè, io non posso parlare. Diamo grazie al Gianluca. La storia è questa, che gli ho detto, guarda, le tue catenelle sono bellissime in assoluto, però, insomma, sono care. E allora ho detto, ah sì? E dico, allora guarda, qua c'è il filo, qua ci sono le perline, vai, fammene una. Ma aspetta, no, perché non lo dici bene. Sì. Era la sera prima del Mido e non avevo finito gli ultimi samples. Gli ultimi campioni. Okay. E dovevo dormire, era molto tardi, avevo finito lo stand, ma c'erano 2 cose che non avevo finito, era già le 2 di mattina, c'era la luce, gli ho detto, oh, le tue catenelle non ne posso più, e ho dato a lui a farlo. Ma insomma, comunque mi sono messo lì, ho cercato di fare una catenella, allora ti posso dire, dopo un quarto d'ora, gli ho detto, senti, le tue catenelle vanno benissimo come sono, il prezzo è perfetto, impossibili da fare. E perché c'era la perlina che doveva essere della stessa misura, perché devono essere tutti uguali, e le distanze tra una perlina e l'altra dovevano essere assolutamente uguali. Poi figurati lei che... cioè, Gianluca, stai spiegando una catenella la differenza tra uomo e donna, vorrei dire, cioè così detta... Scusa, no, sto scherzando ovviamente, però è bellissimo il fatto che ci sia stato proprio anche un percorso che poi da questi oggetti, cioè dagli accessori, hanno portato poi all'elaborazione, no, della cosa è successo? Perché chiude tutto? Vabbè, c'è la regia che ogni tanto non ho capito perché si... Madonna, vabbè, la regia è un po' così. E, diciamo, ok, per maledetto. Siamo arrivati alla collezione. Volete raccontarci come siamo arrivati al 2008 e poi partiamo magari un po' anche con la sua, oppure decidete voi chi... Io volevo dire una cosa che è importante per me spiegare la ragione per la quale, perché l'hai detto bene, ma vorrei anche appuntare questo, che è vero che quando disegni delle collezioni
All'inizio io ho fatto questa collezione perché pensavo da fare delle, pensavamo insieme da fare una collezione di premontati, come l'hai spiegato. E perché è vero che nel mercato ci sono delle aziende che fanno delle cose bellissime, ma visto che le vendevo, che lavoravo lì, ho cominciato a disegnare, ma avevo bisogno di un tempo per fermarmi da essere dentro il negozio e per non essere perturbata, come ispirata, o perché lo puoi essere anche senza volere. Allora ho avuto bisogno di trovare il mio, la mia matita. Ok. È molto importante, dico questo perché, perché ovviamente la cosa più bella è quando una persona porta una chiave mia e dice: ah, beh, sì, te hai un Carolina Brahm, perché puoi riconoscere il disegno, la linea, lo stile. E la collezione ha una logica, perché una collezione non è una somma di occhiali, è una storia che racconti. Allora, sì, tu metti degli occhiali uno dopo l'altro, così che non ha senso l'uno con l'altro, no, non è una collezione, è un bric-à-brac. E io volevo proprio avere una personalità che mi ripresenta, che i miei occhiali abbiano la rappresenta la mia personalità e lo che volevo raccontare. E lo che voglio raccontare nei miei occhiali è che la femminità ha molti lati. Può essere seria, può essere cool, sportiva, un po' di tutto. Ma più che questo, noi, disegnatore, creatore, siamo al servizio di questi negozi, di questi ottici che hanno la passione dell'occhiali come oggetto. Noi non è che lavoriamo solo per noi, per esprimerci, lavoriamo anche per aiutare l'ottico a esprimersi con il suo cliente. Allora è lì che c'è il legame bello, e quando io disegno delle cose che l'ottico a chi lo vendo capisce, e che quando vedo della gente per strada con i miei occhiali che sono portati bene, sono stati consigliati bene, perché una collezione enorme, non è enorme, è multi. E quando l'ottico ha fatto il lavoro che io aspetto da lui, vuol dire che io ho fatto anch'io il lavoro che lui aspetta da me. E questo per me è la cosa più che mi eccita di più nel lavoro che faccio. E questo che mi fa continuare a fare questo, perché la prima collezione non l'ho fatto per continuare così per 10 anni, non sapevo. Molto bello quello che dici, Caroni, il fatto di trovare, cioè di pensare già prima al fatto che ci sia un'intesa, uno scambio di valore, cioè io creo qualcosa e mi affido all'ottico che so che lo affiderà qualcuno a cui quello che ho creato sta bene, perché c'è un lavoro dietro, quindi è diciamo un lavoro di intese, di scambio di un oggetto che ha un valore dietro e anche un pensiero. Questo è molto bello. Poi la tua collezione iniziale, dici, era molto femminile, era pensata, improntata proprio sulla forma del katai, perché era quella che mi è uscita dal cuore, no? Volevo esplodere la femminilità. Esatto, e anche la femminilità nel mio senso è la persona stessa. Per quello... le mie occhiali non sono degli occhiali molto difficili, molto, direi, forti, dipende, ce ne sono qualche modelli, ma io vorrei che si vedesse la persona più che l'occhiali, che l'occhiali è solo come un eyeliner che sollinea
la bellezza della persona e non che fa vedere i miei occhiali. Io lo disegno molto in questo senso lì. Okay. E dopo... Wow. E questa okay. è la idea che privilegio. Sì, e viene proprio bene fuori, diciamo, negli occhiali, anche nel modo in cui comunicate. Ad esempio, i video sono molto belli e sono proprio a fuoco su quello che tu ci hai detto e quello in cui credi quando disegni gli occhiali. E Gianluca, ci racconti un po' tu, diciamo, questo incontro, come è andata avanti e come siamo arrivati poi, come sei arrivato poi a Talla Eyewear? Ce lo racconti un po'? Certo, dunque intanto faccio una piccola introduzione perché magari molti non sanno, io sono comunque ottico dall'87, poi nell'89 ho avuto il mio primo negozio a Bologna e nel 2000 grazie anche a Dante Carretti e a Vladi, mi hanno, diciamo così, stimolato in un progetto che è stato quello di aprire un negozio di creatori nel 2000. Devo dire che è stata una cosa molto appassionante, molto eccitante, perché poi tra l'altro insomma ho inserito anche nell'idea di un progetto così un po' ambizioso anche altre cose, perché mi piace sempre lavorare anche con oggetti, accessori, eccetera. Quindi ho creato una specie di negozio anche come concept store. Poi è successo che avevo dei clienti che avevano femminili che mi chiedevano di avere delle catenine, delle cose un po' originali, eccetera. Ed è per quello che ho cominciato questa ricerca nelle fiere per un prodotto che fosse adatto, uno, allo stile di negozio che avevo creato e alla tipologia del cliente che naturalmente cercava cose sempre più originali e particolari. E devo dire che in effetti ci sono state due ragioni per le quali mi sono fermato sullo stand di Caroline. Uno, perché effettivamente i prodotti che avevo erano particolarmente originali e molto belli. E poi devo dire che era molto piacevole fermarsi, perché poi c'era anche, diciamo, era originale anche lei, insomma, dai. Quindi come si dice, l'utile al dilettevole. Solo che quando io sono andato per la prima volta a passare il mio ordine per le catenine, lei era talmente sempre occupata con mille clienti, io cercavo sempre di aspettare il buon momento per cercare di beccarla, capito, libera. Non ci sono riuscito e ho dovuto fare con il suo, con il ragazzo che lavorava con lei, insomma. E questa è stata un po' la storia del primo approccio. Poi è successo che a un Silmo nel 2004, invece, insomma, sono riuscito ad avvicinarla, abbiamo cominciato a uscire durante la fiera, che poverina, lei insomma con degli orari, sai, degli orari allucinanti, non c'è più orari per l'amore, vero? Esatto. e da lì è nato che insomma abbiamo capito che c'era qualcosa in più, c'erano delle cose che comunque potevamo continuare a raccontarci. Per questa ragione poi è nata, io mi sono preso il mio tempo, sono andato spesso a Parigi, più io che lei, e devo dire che insomma è stato per me un'esperienza fantastica, perché comunque ho conosciuto e ho cominciato anche a fare una cosa che molto spesso tanti che hanno un negozio non riescono a fare, cioè quello di prendersi del tempo per girare, per viaggiare, che è una cosa molto importante, perché poi è lì che si scoprono tante tante cose che naturalmente chi non ha l'opportunità e deve rimanere sempre vincolato al proprio negozietto molto spesso fa un po' fatica anche a vedere. Da lì cosa è successo? Che lavorando al progetto con Caroline, dove ho cercato di aiutarla soprattutto per quello che è il mercato italiano, e qui parlo già del 2008, quando comunque già aveva creato il suo brand,
poi è successo che mi sono detto, ma guarda Carolina, sei bravissima nella donna, col bambino, quindi ti sei specializzata, trovo che sia un'idea fantastica, stai facendo un lavoro meraviglioso, io ho voglia di fare la stessa cosa per l'uomo. È da lì che è nato questo progetto Tal Eyewear. Qual è che... stata la scintilla da cui è nato? La scintilla, allora non ti saprei dire la ragione specifica, penso che è stata proprio, non so, è come se quando ti svegli un mattino e ti dici hai l'esigenza di fare qualcosa, lo è stato per quando ho aperto il negozio, per tutto quello che ho fatto. Io ho sempre pensato, questa è stata un po' la mia forza, credo, nella mia vita professionale e non, che non ho mai avuto paura di fare le cose. Penso che sia importante prendersi dei rischi e non ho mai avuto paura di prendermi i miei rischi. Alle volte può andare bene, alle volte può andare meno bene. Io ho avuto sempre la fortuna fino ad oggi che le cose sono andate bene. Una curiosità, Gianluca, così come tu, diciamo, sei stato all'interno, cioè nel processo creativo di Caroline, ovviamente, gli hai dato dei consigli, no, sulla parte dell'occhiale prettamente femminile che lei ha creato all'inizio, e anche lei è stata allo stesso tempo, cioè ti ha aiutato o comunque ti ha suggerito delle cose per la parte di Tal Eyewear che è prettamente maschile, per quanto poi il maschile lo è fino a un certo punto, perché alle donne sta anche meglio. Vabbè, detto questo, che il tiro sempre è vero, no? Nel senso che molte donne non lo chiamano. Noi siamo una corrispondenza, diciamo, anche in questo senso. Guarda, noi siamo un team, siamo una famiglia, siamo, cioè, quindi viaggiamo un po' all'unisono, cioè, quindi tutto quello che si fa è sempre un qualche cosa. Poi stiamo, è da 2004 che ci conosciamo, non ci siamo mai staccati. Devo dire che siamo una vera coppia, perché stiamo a braccetto tutto il giorno, tutti i giorni. Ma non lavoriamo insieme, ma assolutamente niente. Ecco qua. Non avevo ancora finito, volevo solo dire che siamo un team, nel senso che comunque siamo ottici tutti e due, sì, siamo ottici tutti e due, quindi abbiamo diciamo dei punti di vista, se vogliamo utilizzare questo gioco di parole, sulle cose che sono non sempre gli stessi, ma però è importante comunque, almeno per me, anche avere alle volte delle opinioni, cioè le opinioni io le accetto, le ascolto, anche se poi faccio un po' fatica, per la verità sono un po' permalosetto, ed è stato uno forse anche delle ragioni quando mi dicevi prima del perché ho fatto Tal, perché avevo voglia di essere più autonomo, come si dice, una certa autonomia. La voglia della mia idea, ma dico no, ma a me piace così, ok? Perché io sono molto difficile. Io sono molto... prima che una cosa mi piaccia, ma non è detto, non dico per lui, anche per me, prima che una cosa che faccio io mi piace veramente, ci vuole una vita. Allora, io lavoro, faccio i miei disegni, faccio le mie cose, e alla fine, quando ho il primo prototipo, faccio vedere, dico che più dico... che cambiamenti avresti fatto, e un aiuto più così che proprio sul disegno o sulla idea. O quando abbiamo un'idea possiamo dire che ne pensi, e più uno scambio tra due ottici, due persone che hanno un gusto, che ci fidiamo dei nostri gusti. E allora so che se mi dice una cosa mi può piacere o no, ma dopo torniamo ai nostri primi sensazioni. Certo. No, penso che sia... scambiamo sempre, e questo è bello, perché abbiamo bisogno di uno scambio.
Certo. Allora, io direi che abbiamo, insomma, solitamente arriviamo alle... Però prima di arrivare alle domande volevo farvene una io. Voi ovviamente siete lì ad Hong Kong e so che Carolina è anche vicino a, cioè, alla, ai piccoli laboratori che creano le tue cose. Ci parli un po' della produzione della, dei tuoi occhiali? Ho fatto un po' di tutto, ho fatto tutto in Italia, poi tutto a Francia, poi dopo in Italia, poi dopo a Cina, poi adesso sto parlando con dei giapponesi e dei coreani. Io non sono attaccata, io sono attaccata alla gente con chi ho uno scambio facile, con chi, chi lavora bene, chi mi ascolta e fa le cose come le sento, è una persona che mi capisce e con lui che voglio lavorare. Allora ho avuto qualche... abbiamo avuto delle esperienze come tutti, perché quando si lavora siamo, diciamo, dei risvolti però positivi e non mi sono sempre trovati bene, specialmente all'inizio. Dico questo perché magari ci sono della gente che comincia e che ci guarda. È un peccato che i fabbricanti, non dico tutti perché ho anche lavorato con dei fabbricanti molto, molto bene, molto dritti, ma è un po' un peccato che non danno fiducia alle piccole brand, perché all'inizio è vero che non facciamo delle grandi quantità, ma non è detto che piccolo non diventerà grande, e hanno un po' troppo fretta a fare dei soldi con un disegno magari che non è suo. E magari un disegno è carino, facciamo una piccola produzione perché non abbiamo o abbastanza soldi o abbastanza cliente, e un fabbricante non aspetta, non ha il tempo e vuole fabbricare di più che lo che ordino io. Allora dopo diventa un po' difficile. Allora è molto per queste ragioni che ho dovuto cambiare di fabbricante, e anche una questione di qualità, che ho avuto dei problemi, e che è normale, succede che ci sono dei problemi di qualità, non è perché è fatto in Italia, Francia e Cina che non ci sono. Io ho avuto dei grandi problemi di qualità. Noi siamo molto per l'onestà commerciale, anche perché sappiamo, siamo sostenitori del fatto che comunque la qualità non ha una barriera, può essere, esatto. Ecco, quindi probabilmente, esatto, come dicevo, tu lavori con tanti artigiani, anche piccole aziendine che hanno trovato un'intesa che si rispecchia esattamente quello che vuoi tu, e quindi di conseguenza. Esatto, perché non è perché è una raccourci, una strada, una scorciatoia. Ok. Da pensare, c'è un problema di fabbricazione, ma perché è fatto in Cina? Non è vero. Non è vero, perché a Francia ho dovuto buttare via tutta una produzione, ho fatto datamente, ero ancora piccola, allora per me era molto soldi, ma ho dovuto buttare tutto. In Italia anche ho avuto dei problemi, non ho detto di più o di meno, dico che quando sei fabbricante a volte è difficile, poi può succedere, non è colpa di nessuno, ma la cosa importante è da quando c'è una cosa che è fatta sbagliata, da aiutare, perché è difficile per noi quando paghiamo tutto questo stock ritrovarci a dover assumere tutti i costi senza aiuto, se c'è un problema. Ma se no, io mi è piaciuto lavorare con l'Italia, con la Francia, con la Cina. Non ho, per me non è
Lavoro ancora un po' dappertutto. Perfetto. Allora, io direi che dobbiamo magari iniziare a vedere un po' di domande. Io ne sto vedendo, eccolo, è arrivato il nostro Mino che ci dice che I have a lot of questions, quindi vediamo un po' cosa ci sottopongono. Ne abbiamo prendi veramente tante. Buone, prendi solo quelle buone. Prendi solo quelle buone. Allora, Sabino chiede, forme strepitose, colori non ne parliamo, ma le calzate sono davvero uniche. È vero che i segreti non si svelano, ma quello della calzata ce lo puoi dire? Perché io o lui? No, te. No, tu. Che ce perché un naso enorme, un gran bel naso. Allora, io provo tutto io. Se mi sta bene a me, vuol dire che... E questo è il segreto lì. No, ma per non scherzare, io sono ottica e ho fatto l'ottica tanto. Allora dei piccoli nasi, grandi, le facette, i tagli dentro, io sono, come ha detto lui, io sono molto meticolosa. Allora prima che una cosa la lancio, provo, faccio io a mano. Gli angoli che voglio dentro le faccio io, così posso spiegare meglio al fabbricante esattamente come voglio la cazza. È una sensibilità tua che hai sviluppato e che giustamente metti all'interno dell'occhiale. Anche devo dire che non ho naselli sulle occhiali di acetato, allora devono appoggiare proprio bene dappertutto, perché non ho i naselli per aiutare, ma mi sembra più carino senza naselli. Ok, andiamo avanti, vediamo se ce ne danno un'altra. Marina, quanto c'è di Caroline in talla e viceversa? È un po' quello che vi ho chiesto io. Mi sembra che sono due mondi separati, però dite voi ovviamente. No, ma è vero, io non lo aiuto a disegnare niente e lui non mi aiuta, è proprio solo uno scambio, ma niente, lui lavora dalla sua parte, non guardo. Guarda, rispondo a Marina dicendogli questo, che come dicevo prima, uno dei motivi per i quali Talla è nato è perché non ascolto, perché abbiamo, come dire, abbiamo due modi diversi di vedere le cose, meglio, peggio, non dico questo, però due modi, e poi ognuno ha la sua personalità, quindi ha bisogno comunque anche di, come dire, di buttarla fuori. Quindi no. Ma la cosa un po' viziosa da lui è che quando non mi interesso a quello che sta facendo è molto arrabbiato, e quando dico la mia è arrabbiato lo stesso. Allora ok, andiamo alla prossima, per favore, vediamo un po' di... Allora, Silvia, in ogni collezione riesci a proporre sempre qualcosa di nuovo e di diverso, rimanendo sempre fedele al tuo stile. Come fai? Dove trovi l'ispirazione? Quindi una linea continua, ma sempre qualcosa di nuovo. Allora, è una idea che ho io, ma magari non è la giusta. Ma sono da sola a disegnare. È la stessa cosa per Gianluca, non è che siamo uno gruppo di stile, allora come ho spiegato prima, per me la cosa importante è avere una cosa logica e che forse che si riconosca la matita, è una cosa importante per me, e se un giorno non ho più la voglia, l'ispirazione, non so se, non so perché non saprei guidare qualcuno. E una persona mi ha chiesto poco tempo fa, ma come fai per disegnare, come fai? Allora io ho spiegato che io dormo poco, vado a letto molto tardi perché lavoro la notte, perché a me piace molto la notte, perché non ci sono i bambini,
intorno, non c'è il telefono, le text, è un momento molto tranquillo per me, ma la mattina è il momento più importante, perché non mi sveglio prestissimo, perché per forza mi sono andata a letto tipo alle 3 o 4, ma quando mi sveglio come alle 9, io sto a letto almeno un'ora, perché è quest'ora lì che sto facendo niente, sono nel letto a pensare, e io creo le collezioni nella mia testa. Allora creo le collezioni, le sviluppo, come va a essere la cerniera, lì l'altezza, dove metto, tutto lo sviluppo nel mio cervello. E dopo, quando ho l'idea giusta, quando so che sì, è questo che voglio fare, disegno un po' di dettagli con il pennarello e lo metto sul computer. Allora, non ho bisogno da parlare con 2000 persone per dire ti piace, voi facciamo questo, possiamo sviluppare, entra bene nella collezione. No, sono da sola, è veloce, ce l'ho io. Questo è il motivo per cui mantieni, diciamo, la tua linea, ma allo stesso tempo riesci ad innovarla, e quindi è distintiva, è una sua identità forte. Ok, andiamo avanti. Abbiamo ancora un po' di domande. A cosa ti ispiri nell'abbinamento dei colori? Ah, al trucco. Al trucco. La pelle, per me è il più importante, la pelle. E devo dire che per me abbinare il viso con dei colori, anche se non sei truccata, metti i tuoi occhiali e hai un po' di colore e ti senti un po' fresca. Ma non mettevo molto rossetto prima. È solo 6 anni fa sono andata nell'aeroporto, ero un po' in anticipo, che non sono mai in anticipo. Confermo. Questa volta sì. Ho detto ho un po' di tempo da uccidere. Allora sono andata non so dove vendono tutti questi rosetti. Ho detto, ma mi dai un consiglio? Una donna incredibile è venuta da me, mi ha fatto di tutto, mi ha spiegato come va, tutti i colori, ma tutti ti sta bene, dipende da... Ho detto, ma tu fai il mio lavoro con le labbra? Fantastico. Allora ho cominciato a lavorare su questo e mi ha aperto anche lì molti, perché ho capito un po' di più lo che facevo io, perché a volte fai delle cose senza pensare, non sai perché scegli questo piuttosto che questo. E anche lei mi ha aiutato in questo aeroporto. Malgrado questo, però non riusciamo mai a arrivare in anticipo da quella volta. Bellissima questa cosa degli elementi di femminilità come il rossetto, che ti portano ad esplodere ancora di più, valorizzare la femminilità nei tuoi occhiali. Quindi un bellissimo... No, e dopo lo puoi abbinare, allora, qualche occhi ci vanno a urlare, ma lo dico lo stesso. Nella mia collezione c'è sempre 6 colori, a volte ce ne sono ancora di più. E, quando non è un occhiale tondo nel mio negozio, dico sempre da dire alla donna, se lei ha voglia, spiegare come si mettono le lenti dentro, così lei può comprare, perché le lenti sono cari. Allora a volte è un po' difficile comprare più occhiali, non per il prezzo degli occhiali, ma per il prezzo dei lenti. Allora le dico, ma compri un occhiale che ti piace in diversi colori e ti spiego come cambiare. Una cosa, io l'ho fatto. Allora, lei prende tutti e due, visto che è indecisa, poi viene qua e fa inverno e estate, cambiamo il colore invernale. Quindi è una cosa che può fare quando una vuole. Le lenti ovviamente, però se una voglia di cambiare l'occhiale... Sì, perché... Gli stessi occhiali con 2 colori diversi sono... Ma possono essere due... La notte, il giorno, la notte. È vero, sono d'accordo con te.
è un'idea che mi è venuta anche a me. Vediamo ancora un po' se c'è qualche altra domanda. Sì, ce ne sono tante. Francesco, sono molto attratto dagli oggetti che diventano senza tempo, continuativi. Quando disegnate, pensate a questo o create occhiali del momento? Lo chiediamo a Gianluca, visto che è un uomo che parla di continuativo. Magari nell'uomo è un discorso che ha forse un po' più senso. Più senso. Un po' di più, no? Probabilmente più senso, sì. Beh, io devo dire sì, certo che quando disegno, nella mia idea generale è quella sempre di creare qualche cosa che possa durare, perché comunque è un piacere personale in primis, e poi anche il fatto che comunque vuol dire che effettivamente hai trovato la forma, lo stile, quindi tutti i carismi necessari per comunque che rimanga sempre fresco e quindi sempre accessibile a tutti. Io ci provo, devo dire che insomma ho diversi modelli, devo dire, che mi danno parecchia soddisfazione in questo senso, perché vedo che in effetti ho colpito un po' nel segno, ecco, quindi sì, io devo dire che lavoro in questa direzione, sì. Ok, anche perché gli uomini è un po' più difficile il concetto di cambiare. Poi però quando trovi quelli a cui piace l'occhiale, non ce n'è per una donna. Quando ad un uomo piace un occhiale, si identifica talmente tanto che ha voglia di cambiare spesso. Mi capita questa come esperienza in negozio. Però effettivamente... Una cosa che vorrei aggiungere, perché secondo me è molto importante, io ho questo come ricordo quando avevo un negozio. E questa è anche un'altra delle ragioni, e penso anche un punto di forza di Tall Eyewear, che è quella, ho sempre in mente il cliente che innamorato di un modello poi si blocca perché non riesce a trovare la taglia giusta, e nell'uomo è un problema alle volte, perché poi devi riportarlo su altri prodotti e quindi la vendita ricomincia, quando invece sarebbe potuto, diciamo, fermarsi lì semplicemente se avessimo avuto l'opportunità di avere una seconda taglia. Questa è un po' la forza di Tall, perché comunque io lavoro tutti i modelli almeno in due misure, e quindi anche questo poi è anche dato anche dall'esperienza che comunque uno si è fatto nel corso degli anni, e quindi cercare di trovare, e la possibilità anche di lavorare a 360 gradi facendo solo l'uomo, che non tutti possono per questioni anche di economiche, di magazzino eccetera, e invece io trovo che sia una cosa molto importante, perché ho la sensazione di creare come dal sarto un vestito su misura, e l'idea appunto di poterlo accontentare in questo trovo che sia un punto di forza e un grande aiuto anche per l'ottico. Sì, posso aggiungere qualcosa? Certo. È una questione sì, che mi piace molto, perché ho una idea mia che abbiamo troppo fretta adesso, e ogni fiera dobbiamo fare delle novità. E gli ottici vogliono comprare le novità, e non capisco perché un occhiali, boh, non dico 10 anni o 20 anni, no, non dico così, ma un occhiali dovrebbe avere un tempo di vita abbastanza lunga, perché già l'ottico ha bisogno di un po' di tempo per s'appropriare, per metabolizzarlo, per appropriarsene. E capire che viso è più... E ci sono degli negozi, degli buyer che dicono no, l'ho venduto una volta, non voglio vendere due volte il stesso. Ma non c'è due visi con gli stessi occhiali che si assomigliano, stessi occhiali, perché no, una volta che hai capito l'occhiali, che l'hai capito bene... Dopo lo puoi vendere a più gente con delle storie totalmente diverse, e questo è il gioco, è un gioco molto, molto bello questo. Allora, è vero che
In questi momenti la gente pensa, ma che cosa stiamo facendo? C'è questo virus, c'è questa cosa, ma perché? Io dico, ma perché dobbiamo creare tanto? A me piace creare, no? È solo che e dopo mi devono sempre dire, ma sto perché facciamo troppo, ma io sono come una mamma, per me una fiera è come una mamma che mette delle cose sulla tavola, non sa chi vuole prenderne di nuovo, allora io metto di più e di più. Non è per parlare di me, è più per parlare degli oggetti che secondo me non hanno tempo. Io faccio delle novità, ma non perché le altre cose sono da buttare, perché sono vecchie, no, è tutto il contrario. E che spero che quando faccio delle novità faccio capire ancora meglio perché quello che ho fatto prima è bello, perché e questo è l'universo che creo. Più faccio delle novità, più creo un universo che ti aiuta a vendere la collezione di prima. Non so, per me è più un... è vero, questa persona ha ragione. Non c'è... È un oggetto che per la... Io dico, non so, quelli che ho creato 10 anni fa, quelli sono un po' Stai avendo un'ovazione con questa cosa che hai detto, di bravissima, siamo d'accordo, abbiamo bruciato, tante persone sono assolutamente d'accordo con te e ti dico, secondo me l'occhiale effettivamente a volte gli appiccichiamo su un cartellino di scadenza quando non ce l'ha e non ce l'ha davvero perché non è un oggetto a cui si può appiccicare una scadenza, quindi abbiamo veramente tantissime cose, poi vi invito a darvi a vedere i commenti perché sono veramente tantissimi, tanti vi salutano e tanto vi fanno i complimenti, c'è Dante, c'è Lorenzo, ci sono tante persone ovviamente che conoscete e vi conoscono. Andiamo un attimo avanti, è una bella domanda: qual è il segreto per vincere così tanti Silmodor? Sono bella, me lo danno perché vogliono che allora, Caroline. E pago anche, pago. Sì, Caroline. Devi un po' così, è così, Come Hollywood. Lasciamo così, Caroline. Sappiamo che la prima è verissima, la seconda assolutamente no. Lo sappiamo. Allora, andiamo assolutamente. Andiamo un altro, Lorenzo. Non mi volete un segreto? Volete un segreto davvero? Certo che lo vogliamo. Una cosa stupida. Ma super stupida. A volte dico, sono stanca, non so che cosa presentare, perché io non è che faccio delle occhiali sempre che possono vincere qualcosa, perché sono, come ho detto, abbastanza semplice. Allora dico, è agosto, metà agosto, sono in montagna con i genitori di Gianluca, e 15 d'agosto, e dico, non ho niente da presentare al Silmodoro. Allora è troppo tardi, metà agosto. Ma ho questa mattina geniale che dentro la mia testa ho creato questi occhiali, dico, sarebbe fantastico avere questi occhiali per il Silmodoro perché è bello, perché allora chiamo il fabbricante e dico, senti, 3 settimane ce la fai o no? Perché io la prima settimana di settembre devo mandare ho fatto il Silmodoro. Il Silmodoro quindi è un'intuizione, nasce da... Dico, si è fregato da solo, si è fregato perché tu non puoi capire che cosa significa questo. Cioè, ha creato una storicità, capito? Quindi, molto difficile. Allora, avevamo una domanda di Lorenzo. Lorenzo Scategni, che so che non conoscete, vero? Questo diplomat. Non mi sembra. Ovviamente, di Caroline Abram e Tal Liner. Quanto ti infastidiscono i copiatori? È un po' provocatorio. Perché fai questa domanda così? Ma dai. No. Ma figuriamoci. Perché ci sono stati dei copiatori? No. La lasciamo cadere? Chiedilo a Dante, perché mi sembra che nell'intervista che ha fatto con te si è espresso. Sapete cosa? Posso dire, visto che voi non vi esprimete su questa cosa, dico una cosina io su questa cosa. Secondo me
quando uno copia vuol dire che sta dando atto, no? È vero? Sì, sì, ma, sì, però non giustifica molto, cioè non è che uno si senta meglio. Io perché sono vi dire che abbiamo quelle che quando qualcosa di copiato dice signore, questa è copiata. Quando sei proprio piccola all'inizio ed è più difficile già perché la gente non ti conosce e conoscono più le altri che ti copiano. Allora, come puoi dire no, questo l'ho fatto io? Guarda, perché nessuno ti conosce. Perché tanti occhiali che vediamo esplosi, perché hanno i mezzi per esplodere, le pubblicità e tutto, li vai a vedere e dice, ma questo qua 2 anni fa l'ha fatto questo piccolo brand, quest'altra ricerca qua, e invece li vedi esplodere da chi ha i mezzi per dire, guarda, l'ho fatto io per prima, mica ti metti con me a dire che non l'ho fatto. Quindi, ma allora certo, una persona come Dante, che lui conosce bene gli occhiali, è curioso, vede una tonnellata di cosa, lui sa chi ha fatto che cosa. Ma quante ce ne sono che lo sanno? È una cosa o delle storie, perché delle storie ne ho finché voi. Poco tempo fa uno è venuto da me, vi giuro che è vero, vi lo giuro perché non mi crederai, giuro, non mi crederai. È venuto da me, mi ha detto, sono il nuovo direttore commerciale di questa azienda e... te volevo dire che abbiamo preso, ma non so cosa vuoi dire. Abbiamo preso dei designatori adesso nella nostra azienda, allora penso che fra 1 o 2 anni non copieremo più, sarai tranquilla. Quindi ti ha dichiarato di stare giuro, mi ha detto così, tipo tranquillizzati, c'è solo 1 anno o 2 da aspettare, siamo pronti e poi dopo basta. Giuro, fantastica. E una è venuta da me per prendere una foto con me perché è mia idola e aveva una copia dei miei occhiali sul naso. Ho detto fantastico. Allora aspetta un attimo che mi stanno dicendo, siamo ancora, aspetta, mi stanno dicendo che siamo in terrore, rieccomi, no? Ok, scusami, non ho capito se... Niente, stiamo andando tranquilli. Allora, ecco qua, please stop. Mi è venuto un attimo il dubbio che fosse la connessione. Un secondo. Certo. Voglio anche dire un'altra cosa. Vai. Perché tutti dicono i cinesi copiano. Allora, voglio fermare questa frase. Spero non più sentire questo. Perché se un cinese copia è perché c'è un italiano o un americano o un canadese o un russo o un lo che vuoi, che è venuto da lui con occhiali e ha detto me la puoi fare, perché lui, il cinese, non vende i nostri occhiali, a lui non le interessa, le interessa un Dior, una cosa così, magari, ma è sempre... uno da noi che chiede di fare gli occhiali da me. È importante perché anche fatto lì loro non sanno da dove viene gli occhiali, perché a volte non sanno nemmeno qual è il nome dell'azienda che lo fa. Ok, bene. Allora, Caroline e Gianluca, io non vi voglio tenere perché so che è lì anche 1:30 di notte, quindi voglio dire, è vero che... Perché, no. tu pensi che andiamo a letto, tanto lei fino alle 3 deve lavorare, quindi comunque non c'è problema, capito? Guardate, allora, io invece gli occhiali li faccio tra le 7:30 quando mi sveglio, che preparo la colazione ai bambini, e le 8:30, quindi i miei occhiali per quello che non vengono così bene, perché non ho tutta questa...
Allora, parte tutti i commenti, tra cui anche Laura Lattaro che dice copia solo chi non ha idee, quindi insomma anche questa cosa della copia è stata... Cioè, abbiamo tantissimi commenti, io visto che non dormite la notte, se volete andarveli a vedere, a rispondere, ci sono tanti amici, tante persone, anche tante persone che vi hanno conosciuto magari qui, che vi hanno insomma mandato dei messaggi, fatto delle domande, quindi se avete voglia andate a risponderli, che siamo tutti insomma contenti. Io cosa posso dirvi? Che è stato un piacere conoscervi, è stato un piacere parlare con voi e fare questa chiacchierata notturna per voi e quindi io qui come tutte le sere il mio calice di prosecco, so che però giustamente all'una e mezza non siamo con un siamo con la te. Io brindo a Caroline Avram, a Gianluca Guarandi e Talla Eyewear. Vi lascio il tempo però per salutare come volete e vi attendo qua. Caroline Avram, Gianluca Guarandi, a voi. Io ringrazio. Beh, grazie a tutti, mi auguro che non vi siate annoiati. Abbiamo... Era lungo, È stato... Beh, insomma, lungo. Hai parlato sempre te. Ma siamo più... come al solito. Vabbè, non aveva molto più cose da dire, quindi è assolutamente normale. No, perché il popolo si ferma più. No, io dico solo una cosa, dico che veramente io trovo che sia una donna incredibile, lo dico veramente... senza giolinate particolari, okay. Trovo veramente che sei una donna incredibile perché riesce a essere tutto e anche mamma. Sì. Non vi ha detto, ma è lui che cucina. Sono appassionato, che ci vuoi che ci faccia, così. Sì. Allora io faccio solo nel letto così e pensare, e lui fa tutto il resto. È la mia peggiore cliente. Allora, io vi ringrazio, siete veramente gentilissimi, siete stati gentilissimi a venire, simpaticissimi, avete dato uno spaccato di vita reale, cioè di quello che c'è veramente dietro, la disegna, gli occhiali, la produzione, insomma tutto quello del vostro mondo, dall'altra parte, e quindi non posso fare altro che ringraziarvi e magari alla prossima. E tutti insomma le persone che sono soprattutto persone che vi conoscono, che sono venute a salutarvi, sono molto contenti di avervi visto, perché anche questa situazione qua, diciamo, anche questo contenitore nasce proprio per tenere un po' tutti uniti, il mondo dell'occhialeria, dell'occhiale, i design e tutto, con il cliente finale, quindi è un po' trasversale e nasce per conoscerci meglio e anche per farci compagnia. Questo è anche l'idea. Devo dire che siamo in un... anche se ce ne sono le copie e tutto questo, non dobbiamo vedere solo questo, perché penso che siamo molto fortunati negli occhiali, perché penso che nell'abbiamento, nel lusso, tutto questo, non c'è il stesso legame tra le aziende. Io ho molti amici che sono designer, Luca, abbiamo un gruppo molto forte, Luca De Stael, Xavier de Rome, c'è Jérémy Tarian, Plali Miret, sono tutti amici, c'è Valentin, siamo tutti molto legati. È un bel piccolo mondo. Bene, io vi saluto, buonanotte. Volevo solo aggiungere una cosa velocissima. Ho fatto una playlist bellissima, musicale, per accompagnare giustamente questi momenti un po' difficili dove, insomma, la musica ci accompagna sempre ed è un modo anche per condividerla insieme. Quindi se volete trovarla, sono dei brani bellissimi, ho avuto anche, e ringrazio Gianluca Gottardi che mi ha aiutato in questo, che è un personaggio fantastico, adoro la musica, quindi andate su Talla Eyewear e scaricatevi, andate su Spotify Talla Eyewear. E siete invitati a aggiungere il vostro brand preferito. Assolutamente importante. Va bene, grazie ancora e buonanotte. Ciao, buonanotte. Eccoci qua, bello, molto interessante, molto vivace, fresco,
e sono tutti retroscena, diciamo, e la vita delle persone vere. Non mi disperdo in chiacchiere perché siamo andati un po' lunghetti, ma va bene. Domani sera cosa facciamo? Cosa fate domani? È il 25 aprile, la liberazione, mica possiamo andare in onda. E siamo costretti a stare a casa ancora per poco, perché poi un po' alla volta ricominceremo. Quindi noi abbiamo deciso di liberarci così, cioè di festeggiare il 25 aprile insieme con due ottici, dove parleremo di visioni sul futuro, considerazioni, riflessioni, opportunità, che vedere le opportunità nelle difficoltà. Quindi domani sera 18:30 puntuali per la 24esima puntata di Radio Ottica con Salvatore Marchi e Arianna Foscarini, quindi da Thiene a Milano fino a Comiso. Ricongiungiamo di nuovo l'Italia, stiamo insieme, raccontiamoci le nostre visioni sul futuro, che saranno sicuramente belle se noi lo vogliamo e restiamo insieme e uniti. Quindi buona serata, vi abbraccio tutti e ci vediamo domani. Sigla!